Innanzitutto permettete che ringrazi Gianni e gli organizzatori di questo appuntamento per avermi invitato. E devo dire, è la prima volta che ti sento, Gianni. Sono rimasto veramente ben impressionato. E quasi quasi non so se è meglio che tu abbia perso questa sfida per portare con più forza e determinazione il valore delle idee rispetto a quello degli organigrammi, del potere e dell'organizzazione. Siamo entrati nel sesto anno di una crisi durissima che sta cambiando la vita quotidiana di tutti noi, dei nostri concittadini, le aspettative dei giovani, i comportamenti individuali, e tutti, e in particolare tutta la politica, recita un mantra costante: dobbiamo tornare a crescere. La crescita è quella che noi tutti aspettiamo, la stiamo aspettando da 6 anni, molto probabilmente l'aspetteremo ancora un po', e nessuno ci spiega che cos'è sta crescita, come si può realizzare questa crescita, e nessuno ci spiega la radice e la sostanza di questa crisi. Questa non è una crisi normale, questa è una crisi profonda, questa è una crisi entropica, vale a dire una crisi determinata da una visione del mondo che ha permesso di pensare che le risorse del pianeta fossero infinite, e prendere atto della finitezza delle risorse chiede cambiamento totale, nuovi paradigmi, nuove idee. Non si può rispondere a questa crisi con le domande classiche e le risposte classiche che vengono date rispetto alle crisi lineari. Questa è una crisi profonda, e penso che noi tutti siamo chiamati a confrontarci davanti a questa situazione. Siamo chiamati a cercare questi nuovi paradigmi, a praticarli nella nostra vita individuale, collettiva, politica. Allora, io voglio portare in questa sala la riflessione che riguarda il motivo per cui io sono qui, chi rappresento, qual è stato il lavoro di tutti questi anni, e anche il fatto di prendere atto che in questa città tra 10 mesi avverrà un fatto universale che tutti attendono e che porterà e sta già portando la politica a vivere una sorta di schizofrenia. Qual è la schizofrenia? Che l'opportunità di avere questa Expo è dovrebbe essere l'opportunità di affermare in questo consesso mondiale la forza di nuovi paradigmi, di nuove idee, dare anima a questa Expo che attualmente non ce l'ha. E badate, non voglio parlare dei farabutti e di coloro che hanno speculato, io voglio parlare anche della gente onesta, anche della buona politica, che quando parla di Expo parla del Made in Italy, della grande opportunità che ha il nostro paese per la crescita, e anche delle potenzialità che questo grandissimo evento può avere rispetto al nostro paese. Questo non è l'anima di Expo. Questi possono essere i risultati benefici se l'Expo prende la sua vera anima, che non è né quella del Made in Italy, né quella della crescita in Italia, e neanche quella di avere un'opportunità di masse di turismi, di turisti che portano soldi. Non è questo l'Expo. Non hanno tenuto l'Expo per questo.
E se pensano che questo è l'elemento che ci farà uscire dalla crisi, si sbagliano. Perché? Perché, e qui condivido pienamente quello che dice Gianni, è un altro elemento che dà forza a un evento come questo: le idee, la progettualità, una visione internazionale vera, di presa d'atto che questo sistema alimentare è fallito, questo sistema alimentare sta rovinando le nostre vite, sta rovinando l'ambiente, sta rovinando la socialità delle persone, è un sistema alimentare criminale. L'Expo dovrebbe essere il luogo in cui si mette in discussione questo, perché se non si mette in discussione questo, a che cosa serve trovarsi da tutto il mondo e tutti i governi del mondo? Ma anche solo pensare lontanamente che questo Expo possa essere, come dire, una sorta di Luna Park della gastronomia, ma siamo fuori dal mondo, non c'è più bisogno di questo, non c'è bisogno perché esiste già, non c'è bisogno perché esiste già, non c'è bisogno di questo. Il lavoro che noi dovremmo fare, e badate bene, la mia non è una critica giocata dal di fuori, io voglio essere critico ma essere anche dentro, e vorrei che questo paese in questi 10 mesi lavorasse concordemente, all'unisono, per ridare anima all'Expo, perché qui ci giochiamo la faccia di noi italiani, ci giochiamo la credibilità della nostra cultura, della nostra storia, che non può essere messa semplicemente davanti a un evento turistico. No, non è questo per cui l'Expo deve esistere. E ritorno a dire, l'incongruenza, la criminalità di questo sistema alimentare deve essere discussa e con pazienza deve diventare elemento di dialogo, di confronto a livello mondiale, perché un sistema alimentare planetario che ha alcuni elementi criminali che determinano questo sistema poi si configura in maniera diversa. Certamente i paesi come i nostri che hanno la pancia piena, e nell'assurdità che in questo 21° secolo ci siano ancora i morti per fame. Questi sono gli elementi che ci devono far riflettere. Allora vi dico 5 elementi criminali che sono davanti a noi rispetto a questo sistema alimentare. Questo sistema alimentare riduce la fertilità dei suoli. I suoli, la nostra terra madre, sta perdendo fertilità. 130 anni di prodotti chimici, qualsiasi fango del pianeta, determinano una perdita di humus, di ricchezza. Nel momento in cui noi abbiamo una crescita demografica che ci porterà a 9 miliardi di persone entro il 2050, noi abbiamo la perdita di fertilità dei suoli. Secondo elemento, perché per questa perdita? Perché noi chiediamo alla terra di produrre sempre di più. E siccome deve produrre sempre di più, negli ultimi 30 anni è stata messa più chimica sui terreni che nei 100 anni precedenti. La terra sta diventando dipendente dalla chimica. Secondo elemento, stiamo perdendo l'acqua, non nei prossimi 100 anni, nei prossimi 20-30 anni. Questo non lo dice Carlo Petrini, basta leggere documenti internazionali assolutamente chiari, evidenti. Se voi volete già capire oggi il conflitto Israele-Palestina, l'elemento determinante è l'acqua del Giordano, che i coloni israeliani si contendono con le popolazioni palestinesi. E quando sul Tigre e sull'Eufrate la Turchia metterà delle dighe, vedete voi che cosa succederà. Ebbene, il 76% dell'acqua va all'agricoltura, e un'agricoltura che non rispetta l'acqua, anzi la spreca, così come se fosse una risorsa infinita. E noi italiani, pochi anni fa abbiamo vinto un referendum su questi discorsi, e dopo aver vinto il referendum è cambiato qualcosa? Nulla, niente. È comodo dire la politica partecipativa, quando il popolo partecipa e si esprime, poi fai finta che non è successo niente. Terzo elemento,
stiamo perdendo biodiversità. Negli ultimi 100 anni l'umanità ha perso il 70% di biodiversità, vale a dire migliaia e migliaia di specie genetiche, di frutta, di verdura, di razze animali, scomparse, perché questo sistema alimentare privilegia le razze forti. E quindi noi assistiamo impotenti al fatto che tante specie di frutta e di verdura che sono state patrimonio anche della nostra civiltà scompaiono. Perché? Perché le pesche di vigna della mia langa, che io andavo a mangiare da piccolo, se prendono un ammaccamento non puoi più metterle nel supermercato. E allora è giusto che arrivino le pesche dalla California, tutte belle, che sanno di niente, ma arrivano dalla California. Io se iniziassi questo miserere, staremmo qui 3 giorni a vedere che cosa abbiamo perso. Ma siccome stiamo bene, siccome abbiamo la pace, non abbiamo problemi. Questo qui non è un problema, ma credetemi, la perdita di biodiversità è il più grande crimine che si può fare all'umanità oggi. E lo stiamo facendo, tutti quanti complici. Quarto elemento, si parla di coesione sociale. Ma è una coesione sociale quella di un paese come la nostra amata Italia, che ha portato avanti coscientemente la distruzione di una civiltà contadina, completamente scomparsa. Erano il 50% della popolazione attiva, i contadini, ma non nel Medioevo, nel 1950, 50%. Oggi sono meno del 3%. E più della metà, più di 60 anni. Noi non mangeremo computer, informazione, abbiamo bisogno di qualcuno che faccia le melanzane, che ci produca la carne. Tutto questo nella più assoluta indifferenza, nella più assoluta indifferenza. E è stato messo in evidenza come la perdita del mondo contadino determina anche sconquassi come il dissesto idrogeologico di questo paese, dove appena viene giù un po' d'acqua franano interi villaggi, ma perché non ci sono più i contadini. Ma i contadini che noi vorremmo auspicare da parte dei giovani un ritorno alla terra, fino a quando si pagano 7 centesimi le carote ai contadini, andate voi a convincere un giovane a tornare alla terra. Andate a convincere un giovane ad allevare, a produrre latte, se si paga 32 centesimi il litro il latte, 32 centesimi. E in questo momento, tanto per parlare chiaro, si sta buttando via masse, quintali, tonnellate di frutta che costa di più raccoglierla che venderla. 2 anni nella mia provincia non raccogliamo le pesche, e si lascia marcire sulle piante. Di che cosa sto parlando? Io non sto parlando di agricoltura, io sto parlando di civiltà. Questo non è una materia di competenza del bravo ministro Maurizio Martina, è competenza della politica, perché se la politica mi porta a spasso per 1 anno e mezzo su come deve essere sto benedetto Senato e non dice una parola su queste cose qui, a me non interessa questo tipo di politica, non mi interessa. E non è che non interessa a me, interessa a tutti gli italiani. E adesso arriviamo alla ciliegina finale. La ciliegina finale, questa ascoltatela bene perché la sapete che c'è. Mai nella storia dell'umanità si è sprecato tanto cibo come in questo momento. Mai. 1,5 miliardi di tonnellate di cibo che va nella spazzatura. Produciamo cibo per 12 miliardi di viventi. Sulla Terra siamo 7 miliardi, 1 miliardo non mangia, quindi più del 40% della produzione agricola viene buttata via. In Italia 25% della produzione biologica viene buttata nel compost. Perché? Perché la carota non ha il calibro giusto. La patata c'ha un tubercolo così, non puoi metterla nel supermercato. E cavolo e sghimbescio, stesse proprietà nutrizionali vengono buttate via. Di che cosa sto parlando? Io sto parlando di politica. Questa roba qui è la politica di tutti noi, delle nostre famiglie, dei nostri figli che crescono in questa situazione qui.
Questa è la politica. Convincetemi che questa è agricoltura. Questa non è agricoltura, questa è la politica dei nostri comportamenti individuali. Io dico sempre, questa sera quando tornate a casa, date un bacio ai vostri bambini, perché questo lo dovete fare. Però fatemi un piacere, anzi facciamoci un piacere tutti quanti. Apriamo questi nostri frigoriferi. Guardate che tombe di famiglia che abbiamo in casa, dei prezzemoli che da 20 giorni che dico, ma mettimi sotto una mezzaluna, fai qualcosa! Vasetti di conserva che mettono un leggerissimo strato di muffa, piccolo, piccolo, che aumenta giorno per giorno, dal frigo alla spazzatura. Di che cosa sto parlando? Qui non sto parlando, noi non possiamo puntare solo il dito nei confronti dei politici, poi oggi puntare il dito nei confronti dei politici va tutto bene, no? Nei nostri comportamenti individuali, nella nostra cultura, nella perdita di una cultura che peraltro era la nostra cultura italiana, perché un grande profeta laico che si chiamava Pierpaolo Pasolini nel 1968 disse: il giorno in cui questo paese non avrà più i contadini e gli artigiani, non avrà più storia, punto. E dove andiamo a cercarla la crescita se ce l'abbiamo sotto il sedere? Dove andiamo a cercarla la crescita? Noi che abbiamo una produzione agricola, che abbiamo una produzione alimentare, perché non aiutiamo i giovani a tornare alla terra? Perché non diamo valore ai contadini che possono guadagnare più loro che non l'intermediazione che prende la più grande parte della torta? Perché non avviciniamo i contadini con i consumatori, che io non amo chiamare consumatori, perché consumatore è un termine di malato, ma non va bene. Cittadini, avvicinarli. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di economia, sto parlando di politica, ma quanto e dove io trovo la politica dentro queste corde, anche nella mia amata sinistra, anche nella mia amata sinistra, non la trovo io questa politica, la cerco. Esempi illustri, combattenti che vedo qui vicino, delle commissioni agricoltura, peraltro è una grande tradizione anche nella sinistra, Quando tu c'hai l'ultimo della lo fai assessore dell'agricoltura. Tutti convinti che prima viene quello dell'economia, l'agricoltura non ha capito niente, hanno capito niente e continuiamo a non capire niente. E allora vi dico una cosa, guardate bene che se questo Expo nei prossimi 10 mesi non mette l'anima, sarà una sconfitta per il nostro paese. Ma data la situazione storica contingente, sarà una colossale sconfitta per la sinistra italiana. Perché è vero che i danni l'hanno fatti, ma oggi ci siamo noi. E se in questi 10 mesi non si mette qualcosa qui dentro, io vi dico che anche noi ce la possiamo cantare. Ma infatti vi ammiro moltissimo che vi autolodate di questo 40,8%, ma guardate bene che quel 40,8% è molto ballerino, può saltare come niente. E la sconfitta dell'Expo, la paghiamo noi, della sinistra. Allora, alcuni elementi e paradigmi che bisogna inserire con forza immediatamente nell'Expo. Primo, la lotta senza quartiere contro la morte per fame. La morte per fame nel XXI secolo non ha più senso. Quindi bisogna che tutti insieme, che tutti lottiamo da questo punto di vista. Secondo, la lotta senza quartiere contro lo spreco alimentare. Una vergogna che noi possiamo permetterci il lusso di sprecare questo che la terra madre ci dà. Terzo, la difesa della biodiversità, mantenere la biodiversità. Quarto, la difesa delle piccole entità produttive, vale a dire artigiani, contadini. Guardate, io non faccio un discorso contro la grande industria, però penso che noi oggi quelli che soffrono sono i piccoli contadini, i piccoli artigiani. Compito nostro è mantenere che questa economia stia salda nel nostro paese e possa convivere con l'industria intelligente. Io non sono contro l'industria, anzi, quando vedo degli industriali che hanno
delle logiche che praticano la sostenibilità, trattano bene i loro dipendenti, chapeau. Ma attenzione, quello che ci sta saltando è la piccola realtà, la piccola produzione che è un caposaldo nel tessuto sociale del nostro paese. Quarto o quinto, non so, ho perso persino il filo, non contatecela più. O entro Expo, questo governo fa la legge contro il consumo del suolo agricolo o ci state prendendo in giro. La legge contro il consumo del suolo agricolo deve essere il regalo che il Parlamento italiano fa all'Expo. Dateci sto regalo. Non permettete più che il suolo agricolo venga vilipeso. E quando dico vilipeso, non solo dalla cementificazione, anche da quegli impianti intensivi di pannelli solari che contano come due zappicche, che paghiamo noi e che bruciano la fertilità dei suoli. La difesa del suolo agricolo per la nostra sovranità alimentare è importantissima. Un paese che non ha sovranità alimentare non è un paese civile. L'Italia, con tutta la sua storia, la sua memoria, la sua anima profonda, non può permettersi di perdere suolo agricolo. E quindi, da questo punto, lavoriamo tutti insieme. Vi chiedo di lavorare tutti assieme per dare l'opportunità ai giovani di poter tornare non solo alla terra, ma anche a quelle dimensioni artigianali. Noi oggi viviamo una situazione ben strana. Tutti parlano delle nuove tecnologie, ma noi dobbiamo prendere atto di una cosa, che queste nuove tecnologie stanno producendo masse di disoccupati impressionanti. Nella mia città avevamo 10 sportelli bancari, ci lavoravano, che so io, 150 persone. Con le nuove tecnologie saranno in 10, 12. Cosa significa? Che noi prestiamo attenzione alle nuove tecnologie e il lavoro manuale lo riteniamo di secondo. Non è così, non è così. Si può fare il contadino, l'artigiano, il panettiere, applicando e utilizzando le nuove tecnologie. Io cito sempre una comunità di Terra Madre. Vedete, Terra Madre è questa enorme moltitudine presente in 170 paesi. Mi dicono che nel deserto del Sahara una comunità di giovani sta producendo marmellata di datteri. Io dico, cosa fanno nella oasi? Non sta facendo bene. Mi trovo a Usaira, dove una comunità di donne in 10 anni sono passati da una cooperativa per produrre l'olio di argan a 20 cooperative che producono olio di argan. Straordinario. Le donne in Marocco che prendono l'economia. Da Essaouira parto, vado a vedere questa oasi, arrivo in questa oasi, vedo tutti i vasetti belli. Ma dico, beh, cosa fate? No, con Facebook, con internet, noi vendiamo ai marocchini di Düsseldorf, di Parigi, eccetera, eccetera. E poi mi dicono, visto che sei qui da queste parti, metti 25 euro. Perché 25? Perché così pianti un albero di datteri. Sono i più bei 25 euro della mia vita, eh? E produrranno datteri tra 20 anni. Ma è questo il seminare il futuro. Si semina il futuro anche con questo, coltivando e curando la nostra terra madre. Chi non cura, e l'elemento della cura vale non solo per i nostri rapporti interpersonali, vale anche per la terra madre, di cui tutti, nessuno si dimentichi, torneremo un giorno o l'altro, perché noi oggi pensiamo di essere fuori dalla terra, ma non è mica vero. Siamo una parte della terra che alla fine tutti nella terra, tutti. E se noi non abbiamo questa terra, non abbiamo noi stessi, non abbiamo i nostri figli, non abbiamo i nostri nonni. E la cura del creato, come dice Papa Francesco, è l'elemento dirimente di questo momento storico. Ma che io debba sentire queste cose da un Papa e la mia sinistra dice zero, zero dice. O quasi. Scusa Susanna, o quasi. Boh. Me ne vado, io penso che le reti virtuali, guardate, c'era anche Gianni a un dibattito che ho fatto con una persona che io non conoscevo, ma ha detto che è uno dei più importanti del mondo e ha accettato di discutere con me.
Questo qui è il grande capo di Google, va bene? Cioè che Mark, no, fai pure. Che marchione rispetto a questo qui è proprio lui, ma ecco. Questo Eric Schmidt accetta di discutere con me, c'eri anche tu, sulla felicità. Pensate, sulla felicità voleva discutere. E la cosa bella è stata che in questo dialogo l'elemento evidente su cui abbiamo concordato è che le connessioni della rete virtuale, se non hanno le reti fisiche in grado di non di interagire ma di comandare, non va bene. Noi dobbiamo, e un partito è anche questo, un movimento come Slow Food è anche questo, rafforzare le reti fisiche di persone in carne ed ossa e utilizzare le connessioni e le reti virtuali a beneficio della nostra felicità. E allora, un elemento che io vorrei mettere in evidenza, perché quando si parla di felicità te la cavi, dice, noi lavoriamo per la felicità. Quel titolo che ha dato, che del mio colloquio con Sepulveda, l'ha dato l'editore, perché io e Sepulveda non abbiamo discusso di felicità. No. Di che cosa abbiamo discusso? Siamo ormai verso i 70 anni e abbiamo dedicato tutta la nostra vita contro le ingiustizie. Sepulveda più di me, un eroe, santo cielo, ha combattuto, bravissimo. E allora qual è il senso di questa cosa che è patrimonio distintivo della sinistra? La felicità, vedete, è una cosa effimera. Lui la intende in un modo, io la intendo in un altro, poi quando la afferriamo dopo due giorni non c'è più, e la felicità è... Questo, guardate, non lo dice Petrini, lo dice Aristotele. Cosa dice Aristotele? Che la felicità, sì, è una cosa, ma non esiste. L'unica cosa vera che esiste per tutti, noi personalmente, le nostre, come tutto il mondo, è la sofferenza. La sofferenza è l'unica cosa vera, personale, della comunità, degli altri. Combattere la sofferenza è il modo per essere felici. Combattere la sofferenza nostra, combattere la sofferenza degli altri, combattere la sofferenza delle ingiustizie, anche se io non le tocco con mano, combattere la sofferenza di chi muore per fame distante da qui, combattere la sofferenza di chi scappando da quelle terre muore, non abbiamo una contabilità di quanti muoiono nel deserto del Sahara, di quanti muoiono nel Mar Mediterraneo. Come ha potuto questo nostro paese tollerare che ci fossero ministri della Repubblica che dicevano che quei barconi dovevano essere bombardati? Come ha potuto questo nostro paese? Non abbiamo memoria. Dov'è la memoria che in quel mare, in quello stesso mare morivano i nostri nonni? In quel mare Mediterraneo morivano i nostri nonni. Il 6 d'agosto del 1906 affondò il Sirio ed era pieno di contadini della provincia di Cuneo, di Asti, di Alessandria. E lo stesso dicasi per la principessa Mafalda, che nel 27 settembre del 1927 affonda davanti a Rio de Janeiro. 550 morti, tutti lombardi, veneti, piemontesi. E quando, alla mia veneranda età, di tutto potevo pensare, meno che mi telefonasse un papa, questo papa mi ha detto, sa che mio papà e mio nonno dovevano prendere il principessa Mafalda, poi non avevano soldi a sufficienza, sono partiti un anno dopo. E io ho detto, io non credo in Dio, ma questo può essere una delle prove dell'esistenza di Dio, eh? Questo può essere una delle prove dell'esistenza di Dio. Noi, se non abbiamo a cuore la sofferenza di questa gente, se non combattiamo la sofferenza, non siamo sinistra. La sinistra, a differenza della destra, ha a cuore la lotta contro la sofferenza. Non perdiamola mai questo distintivo. Fino agli ultimi giorni che possiamo vivere, noi lottiamo contro la sofferenza, perché questo è il principio vero della felicità. E ultima cosa, ultimissima, un altro socio di Slow Food, si chiama Edgar Morin. Alla veneranda età di 90 anni Edgar Morin dice...
Se io mi guardo attorno e vedo che stato è l'economia, l'ambiente disastrato, posso dire che termino la mia vita terrena in una situazione di estremo pessimismo. Eppure dico no. Cosa dice il Garmorin? Il Garmorin dice: vedo che in ogni angolo del mondo ci sono migliaia, migliaia di associazioni, di movimenti, di volontari, di società civile che nelle pratiche attuano già pratiche positive. È come un grande fiume carsico che passa sottoterra, che molte volte la politica non lo intercetta. Io auspico che la politica entri dentro questo fiume carsico e contribuisca a farlo uscire con piena dignità. Questa è la missione che io auspico della sinistra italiana e non solo italiana. Perché? Perché questa realtà è molto più grande di quella che possiamo pensare, molto più grande delle percentuali di un partito. Anzi, molti di questa realtà hanno votato questo partito perché non avevano altre alternative. Se questo partito non capisce che deve interpretare questo fiume carsico, perde una grande opportunità. E fatelo, vi prego, fatelo, e vi prego, facciamolo, mi metto anch'io. Perché? Perché questa è la nuova politica. Del tuo intervento, Gianni, ho apprezzato moltissimo questa parte qui. E credimi, credimi, che è la parte che è che ci dà la gioia di vivere. Possiamo anche perdere le primarie, vai a vedere le primarie, le elezioni, ma noi non possiamo mai perdere quello che è il bene più prezioso. E il bene più prezioso è il fatto che noi siamo da una parte che ha a cuore la sconfitta della sofferenza nostra e altrui, e che ha a cuore la cura del creato, come dice Papa Francesco, o dell'ambiente o della terra madre, come dicono altri. In ogni angolo del mondo questa umanità c'è. Sappiamo dargli valore, sappiamo intercettarla e sappiamo che è un protagonista politico. Lei è un protagonista politico. Quelli che fanno il volontariato, che vanno ad assistere i malati negli ospedali, quelli che fanno gli ambientalisti, che dedicano il loro tempo, quelli che si dedicano agli altri, questi sono protagonisti politici. Se noi non gli diamo valore, qualsiasi percentuale che un partito può prendere conta come il due da picche. Grazie di tutto.